Pronta per questo allenamento? Oggi ti servirà una fascia elastica, metterla attorno alle cosce o alle caviglie. Iniziamo subito con il riscaldamento. Piedi paralleli, elastico leggermente teso, schiena ben dritta. Risucchi, attiva il centro e inizia a fare qualche respiro preparatorio, allargando le braccia, portandole verso l'alto. Ed espirando. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. E dal prossimo inizia anche a salire in mezza punta sui tuoi piedi. Inspira su. Espira, scendi. Inspira su. Espira, scendi. Qualche squat per scaldare le ginocchia. Inspira la schiena è dritta, palmi delle mani vicine l'uno all'altro, piega le ginocchia e fai gli squat. Inspira per stella, attiva i glutei, espira, piega, inspira, stella, attiva i glutei, espira, inspira, espira, inspira. Ancora 3, 2, 1 e dal prossimo squat e mezza punta. Inspira per prepararti, espira squat, inspira mezza punta, espira appoggia, inspira stendi. Espira, squat. Mezza punta inspirando. Espira, scendi. Su. E ancora, fuori. Mezza. Appoggia. Stendi. Giù. Stacca. Appoggia. Stendi e l'ultimo, giù, stacca, appoggia, stendi e arrotondati verso terra per una piccola pausa per le tue gambe. Srotola la schiena e iniziamo a fare degli affondi, sempre con l'elastico attorno alle tue cosce. Ok, schiena ben dritta, spalle basse. Ogni volta che espiri fai un passo in avanti, un piccolo affondo. Schiena ben dritta, attenzione a non inclinarti in avanti. Inspirando torni. Espira, attiva gli addominali, scendi. E torni con i piedi paralleli. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira, espira, inspira, ancora 8, 7, sempre ben dritta, 6, immagina di andare a baciare il ginocchio, il pavimento col ginocchio, 5, 4, 3, 2, e uno. E da qui, stesso esercizio, ma con un doppio molleggio quando vai in affondo. Espirando, passo e molleggio. Molleggio, ritorno. Molleggio, molleggio, ritorno. Molleggio,
molleggio, ritorno. Molleggio, molleggio, ritorno. Ancora 4. E 3. E 2. E 1. Scendi verso terra. Cammina fino in plank. E resti. 10. 9. Mi raccomando, niente bacino basso. 8. 7. Schiena bella piatta, niente testa pesante. 5. 4. 3. 2. 1. L'elastico è sempre teso. Cane a testa in giù, stiracchiati. Cammina anche un po' sul posto. Allunga bene la schiena, senti che tirano le gambe. E piano piano cammini nuovamente indietro con le mani, riportando il peso sui piedi. E dal basso verso l'alto ti srotoli. Benissimo, da questa posizione, elastico sulle tue caviglie, sempre in partenza abbastanza teso, allunga la schiena, attiva l'addome, quando butti fuori l'aria porti il peso su una gamba, l'altra la sollevi col piede a martello facendo un po' di tensione nell'elastico, pronti? Espira, sempre allo stesso lato per ora, 8, 7, 6, cerca sempre di sentire le spalle sullo stesso livello, 5, quindi attenzione a non inclinarti, 4, 3, 2, 1 e cambio lato, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, ti appoggi, lascia andare l'elastico qualche istante e ti allunghi verso terra con le gambe divaricate, busto rilassato, ruota in fuori le tue gambe e le tue ginocchia e comincia ad alternare le gambe destra e sinistra. Andiamo a rilasciare un attimino le tensioni nei glutei. Stendi entrambe le gambe, piedi paralleli, mani alle caviglie e tira. E inizi a dondolare avanti e indietro con il peso sui tuoi piedi, senza mai staccare le dita, senza mai staccare i talloni da terra. E mani a terra, più avanti delle tue spalle. Scivola avanti col peso fino ad allineare le spalle e le mani, porta i piedi paralleli alla larghezza dei fianchi e sistemati in plank. Ginocchia a terra, posizione del bambino. Srotola la schiena. E riprendendo l'elastico te lo vai a sistemare attorno alle tue cosce. Voilà, devo stringerlo un pochino, troppo largo per andare. Perfetto. Mi raccomando, piedi e ginocchia sono alla stessa larghezza, vai a srotolarti a terra.
l'elastico leggermente teso, comincia a fare qualche shoulder bridge, sali e scendi, sali e scendi, premi, fatti i piedi nel pavimento e espira, inspira, espira, inspira. La prossima volta resti su e cominci a molleggiare verso l'alto col bacino. 8 7 6 5 4 3 2 1. Srotola la schiena, inspira, espira risalendo, molleggia. 8 7 6 5 4 3 2 1. Srotola la schiena, inspira, sali espirando l'ultima volta e vai. 8 7 6 5 4 3 2 1. Inspira e porta le ginocchia al petto, piedi di nuovo a terra, sali su nel ponte buttando fuori l'aria, inspirando divarica le ginocchia, espira, ritorna con i piedi appoggiati a terra, inspira srotolando, espira su, inspira apri. Vai, chiudi, scendi e ancora fuori l'aria per salire, inspirando apri, espira chiudi, inspira scendi. E l'ultima volta, fuori per salire. Inspira, apri. Espira, chiudi. Inspira, scendi. Abbraccia le ginocchia. Sulla testa, mani dietro le tue gambe, fatti qualche dondolata per rilassare schiena e gambe. Opla! Io ho appoggiato i piedi a terra, ma ho sbagliato, ho perso il controllo. Quindi, attenzione a quello che stiamo facendo. Ancora. 4 3 2 1. E voilà, elastico attorno alle tue caviglie. Srotolati a terra. E stendi le gambe verso il soffitto con le punte tirate. Da qui, fuori l'aria, allarga l'elastico. E molleggia con le gambe in questa posizione per 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, le gambe sono lunghe, 2, 1, inspira, ritorna e piega rilassato. Fuori l'aria, stendi le gambe. Punte tiratissime, pancia che spinge in dentro, spalle ben aperte, apri e cominci di nuovo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspira, torna e rilassa. L'ultimo,
Inspira, stendi. Espira, divarica. Prepara. E vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira, torna. Rilassa. E piccola pausa. Andiamo a fare lo stesso esercizio ma con le gambe extra ruotate e i piedi a martello. Quindi piedi a martello, stendi le gambe, extra ruotale e divarica mantenendo le cosce verso l'esterno. Di nuovo 8, 7, 6, 5, lavora di più l'interno coscia, 3, 2, 1, inspira, torna, piega le gambe a rana. Spingi, divarica e vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, in e piega, gambe rana, ginocchio sempre verso l'esterno, l'ultima volta, vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torna, rilassa, togli l'elastico qualche istante dalle gambe e dondola dolcemente sul posto. Niente elastico, gambe unite, punte tirate, unisci i talloni tra di loro, inspirando stendile verso il cielo. Ruotale verso l'esterno, extra ruotale verso l'esterno e comincia a disegnare contemporaneamente i cerchi con entrambe le gambe. Espirando, apri, ruoti, unisci i talloni e su. Apri, ruota, talloni e su. Apri, ruota, talloni, su. Apri, ruota, talloni, cambio lato. Scendi, apri, sali, unisci, scendi, apri, sali, unisci, scendi, apri, sali, unisci, scendi, apri, sali, unisci, arrotonda la schiena, mi raccomando, collo super leggero, tutta l'attenzione all'addome, sforbiciata, gambe tese, una mano dietro la caviglia, l'altra dietro la coscia, e e inspira, per 3, 2, 1. Rilassa le ginocchia, una dondolata per risalire, piedi uniti, divarica le tue ginocchia e porta la testa in direzione dei tuoi piedi. Fase finale, un po' di stretching. Lasciando i piedi uniti, metti le tue mani sulle ginocchia e spingile verso terra, rilassando il più possibile le spalle verso il basso. Addome verso l'interno. Alternativa, mani alle ginocchia, alle caviglie e spingi giù i gomiti delle tue ginocchia. Torna, chiudi le gambe, stendile, fai piedi a martello e piega solo una gamba verso l'interno e allungati in avanti se riesci agganciando il piede altrimenti afferrando la caviglia e tirando più che puoi. 3, 10, 9, 8, 7, spiattellati sulla coscia, 4, 3,
2, 1, srotola la schiena, cambio gamba, vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torna, entrambe le gambe, piedi a martello, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stessa cosa, punti tirati, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, srotola la schiena ed ora vai a sdraiarti a pancia in su, posiziona un piede sopra l'altra coscia, apri bene l'anca e abbraccia la gamba che sta sotto portando il ginocchio al petto. Sentire il gluteo della gamba appoggiata sopra che tira. Dondola dolcemente da un lato all'altro. Tira, 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 tira. Accavalla le gambe, le ginocchia sono vicine. Apri le braccia e scendi in direzione della gamba che sta sopra. Sguardo in direzione opposta. Scapole bene a terra. Inspirando ritorni, cambia l'incrocio, gamba sopra appoggiata, abbraccia la coscia, tira, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, accavalla, ginocchia a contatto, scendi in direzione opposta. Oh. E torna in centro. Da qui. Piedi uno accanto all'altro, divaricati le tue ginocchia, stendi le gambe in una spaccata centrale e spingile giù più che puoi. Se riesci, piedi a martello. Voilà. E restiamo ancora per 8, 7, tira un po' di più, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rilassa, appoggia un piede a terra, risucchiando l'ombelico, scava l'addome, arrotondati con la parte alta della schiena con le spalle rilassate, afferra la caviglia della gamba sollevata con la mano opposta, distendi, se fai fatica sfrutti l'elastico mettendolo attorno al piede. E lo tiri verso di te. Se hai mal di collo, ovviamente testa a terra, ma le spalle ben aperte. E piano piano la gamba che è piegata la fai scivolare sul materassino fino a distenderla del tutto. Come se volesse andare lontanissimo in direzione opposta alla gamba che stai tenendo. Thank you.
rilassa, appoggia il piede a terra, scavando l'addome, arrotondati con la parte alta della schiena. Afferra l'altra gamba, ti stendi là e scendi gradualmente con la testa. Spalle aperte, scivola con l'altra gamba a terra. 5, 4, 3, 2, 1 e rilassa. Come ultima cosa, giusto per stiracchiarti un po' la schiena, altrimenti non mi sei pensata, mani sotto le spalle ben aperte, gomiti chiusi e scapole strette. Vai a fare una bella estensione, ricordati che se senti dolore alla parte bassa della schiena devi stringere i glutei e attivare l'addome. Apri il torace più che puoi. Ora per 3, 2, 1, rannicchiati indietro e pian pianino srotola la tua schiena. Mettiti nella posizione migliore e concludi questa lezione con 3 respiri finali. Inspira, espira. Inspira, espira. L'ultima volta, in, out. Grazie. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Qui trovi altri 2 video che possono essere interessanti per te.